Alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. Ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti e vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Per favore! Il leader dei devianti è stato catturato! Il deviante noto come Marcus non è ancora stato individuato, ma presto lo troveremo e lo neutralizzeremo. Presidente Warren! Un convoglio di cobalto risulta essere scomparso e numerosi negozi di armi sono stati depredati. Conferma queste notizie? Al momento non ho informazioni in merito. Presidente Warren! È vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi e anche quelli di centrali nucleari e basi militari? Tutti gli androidi operanti in luoghi ad alto rischio sono stati neutralizzati e i sistemi informatici disattivati per evitare ogni rischio di hackeraggio. La situazione è sotto controllo. Per favore! Scusi, qui, grazie. Per favore! Presidente Ward! Gli androidi costituiscono il 60% dell'esercito? Le forze armate riescono ancora a garantire la sicurezza? Abbiamo neutralizzato tutti gli androidi militari non appena la loro affidabilità è stata messa in dubbio. Abbiamo contattato la Guardia Nazionale per i rinforzi. Le nostre forze armate sono pienamente operative e in grado di garantire la sicurezza del paese. Vi ringrazio. Per ora è tutto. L'ultimo autobus è tra 20 minuti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Stai bene? Ho tanto freddo. Ora ti sentirai meglio. Grazie. Vieni. Non restiamo qui. No, non fatemi del male. Perfetto, in ginocchio. Che cosa faremo? Dobbiamo riuscire a prendere quell'autobus. Sta vicino a me. Proveremo a passare senza farci notare. Ce la faremo, Alice, te lo prometto. Non uccidetemi! Non ho fatto niente! Sta zitto, ho detto! Sono ancora tanti? Guardali, sono come ratti. Più cerchi e più ne trovi. Spero di non passare la notte qui. Mi sta congelando le palle. Ci vorranno settimane per ripulire questo casino. Fidati, ne avremo ancora per un bel pezzo.
sono soldati dappertutto. Dobbiamo fare attenzione. Avanti, muoversi. Forza, dentro. Soldati ovunque. Non possiamo abbandonarli. Li uccideranno. Mi dispiace, Alice. Ormai è finita. Voglio tornare a casa. Mia moglie mi aspetta e dobbiamo... Dobbiamo controllare tutti i civili. No. No! Vi prego! Androidi del cazzo. Un posto di blocco. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. Non c'è un'altra strada. Cambiando strada rischiamo di perdere l'autobus. Forse è meglio stare al sicuro. Oggi, 11 novembre 2038, è il giorno in cui gli androidi hanno imbracciato le armi contro gli oppressori. Da stamattina combattiamo per liberare i nostri dai campi. Non cesseremo le ostilità finché non saremo liberi e finché non ci verranno concessi pari diritti. Siamo milioni e milioni e niente ci può fermare.
Non dovresti farlo, Connor. Ne stia fuori, tenente! Non sono affari suoi! Vuoi uccidere un uomo che vuole essere libero? Sono affari miei! Non è un uomo. È una macchina. Era quello che ho sempre pensato, ma mi sbagliavo. Il sangue dei devianti sarà anche diverso dal mio. Ma sono vivi. Ho una missione da compiere, Hank. È meglio che lei ne stia fuori. Allontanati dal parapetto. So cosa è successo a suo figlio, Hank. Non è stata colpa sua. Un camion ha sbandato sul ghiaccio e l'auto si è ribaltata. Il piccolo Cole aveva solo 6 anni. Zitto! Non nominare mio figlio! Doveva essere operato d'urgenza, ma non c'erano umani disponibili. Così è stato operato da un androide. Il povero Cole non ce l'ha fatta. Un androide ha ucciso suo figlio, Hank, e adesso vuole salvarli! No! Cole è morto perché il chirurgo umano era troppo fatto di Red Eyes per operare! Ho sempre incolpato l'androide per la sua morte, ma è stato un errore umano! Su, Eddie, questo mondo di merda dove la gente va avanti solo grazie a una cazzo di polverina! Il terminal. Siamo arrivati, è fatto! L'ultimo autobus per il confine pieno! Solo passeggeri con biglietto! Tutte le tratte sono sospese fino a nuovo ordine! Senza biglietto non ci faranno salire. Siamo bloccati qui. Che cosa facciamo? Controllo sicurezza. Non si muova.
Piaci molto a Oliver. È sua? Sì. È adorabile. Ok. Sandwich presi, chiamato tua madre. Muoviamoci o perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro, in borsa. Bene, andiamo allora. Scusa, non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino, la busta deve essermi caduta. Fanculo. Mi scusi, non è che ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... Boh, lasci stare. No, mi spiace. Che cosa faremo? Non possiamo restare qui. Dobbiamo portare al sicuro Oliver. Scusami, amore. Non so cosa è successo. Li avevo qui, nella borsa. Vieni, Alice. Controllo sicurezza. Non si muova. Biglietti, prego. Sì, eccoli. Ok, proceda. Che ne sarà di quella famiglia e del loro bambino? Moriranno per colpa nostra? No. Certo che no. Potrebbe presto scoppiare una guerra civile a Detroit. Le forze armate si preparano a sedare la ribellione androide. Sembrano diretti verso i campi in cui gli androidi sono confinati per essere distrutti. I soldati si posizionano nel perimetro del campo di Art Plaza. Le autorità potrebbero scontrarsi con gli androidi ribelli da un momento all'altro. Libertà o morte. Libertà o morte. All'attacco! Si sono riuniti e sono anche armati molto meglio di noi. Agiremo in fretta travolgendoli, non c'è altro modo. Dobbiamo farlo. Dobbiamo raggiungere quel campo e liberare gli androidi. Sta attento, abbiamo bisogno di te.
addosso per sempre. Subito molte perdite. Andiamo, non raggiungeremo mai il campo. Al mio segnale! State fermi! In posizione! Seguitemi! Non possiamo avanzare! Quella mitragliatrice spara tutto quello che si muove! Ci siamo quasi, Marcus!
Roberto! Mi ci è voluto un po' per trovarti, Marcus. Scusi, cosa succede? Dogana, tutti i passeggeri devono scendere. Circolare, forza! Da questa parte. Misurano la temperatura. Siamo in trappola. Che cosa faremo, cara? Non temere, Alice, andrà bene. Dove credete di andare? Mia figlia deve andare in bagno. A posto, certo. Se sospettate che un passeggero sia un androide, thank you.
Rose. Oh mio Dio. Sono felice che stiate bene. Abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Ho avuto paura e temevo vi avessero ucciso. Grazie a Dio state bene. Cercano gli androidi. Non ce la faremo. Dovete farcela. Sapete che fanno se vi prendono? Rose. Qualunque cosa succeda, ci sarò, cara. Lasciate Detroit. Cercano gli androidi di casa in casa. Siamo scappati prima che qualcuno ci tradisse. E che ne è degli altri? Stanno passando il fiume proprio ora. Adam e io li raggiungeremo presto. Mi avevi dato l'indirizzo di tuo fratello. Pensi che io possa? Ma certo. Ne sarebbe felice. Anche noi andiamo lì. Sarete al sicuro. Capivo perché mia madre volesse aiutarmi. Mi ha fatto capire chi ha ragione. I metodi di Marcus non mi piacciono. Ma siete vivi. Meritate di essere liberi. Spero che un giorno capiscano anche gli altri. Il prossimo. Documenti. Vogliamo solo la libertà. Sono androidi. In ginocchio!
salvi pure la mia vita. Non ha più importanza. La mia missione è neutralizzare il leader dei devianti. E porto sempre a termine una missione. Lottavamo per un sogno e abbiamo perso. Ma la mia gente non si arrenderà. Prima o poi lotteremo ancora e vinceremo. Avanti. Spara. Che cosa aspetti? E ora spostiamoci a Detroit per alcuni aggiornamenti. Jazz? Sì, Michael. Le autorità hanno confermato un cessate il fuoco in tutta Detroit. E la zona attorno al campo di Art Plaza è ora sotto controllo. In questo momento i soldati attraversano la città mentre massacrano gli ultimi devianti in fuga. Nelle strade di Detroit sono stati finalmente ristabiliti l'ordine e la pace. Si percepisce uno stato generale di shock a Detroit dopo i terribili eventi accaduti nelle ultime ore. Le stime iniziali parlano di centinaia di truppe uccise. Stando alle nostre fonti, il leader dei devianti, noto come Marcus, è stato colpito a morte durante gli scontri. La morte del leader deviante segna la fine della ribellione degli androidi. La distruzione degli androidi nei campi procederà come da programma. Tuttavia, Detroit avrà bisogno di un po' di tempo per riprendersi. Quando abbiamo creato queste macchine, diventate più intelligenti di noi, abbiamo inconsapevolmente messo a repentaglio il futuro della nostra civiltà. Malgrado ciò, la situazione è ora sotto controllo. Presto la distruzione totale degli androidi sarà completata e gli ultimi devianti rimasti saranno braccati e distrutti. Che Dio vi benedica e benedica gli Stati Uniti d'America. Thank you.
Connor, sono contenta di vederti. La questione dei devianti è stata risolta. Ora, con questi sfortunati eventi alle spalle, la Cyberlife può ritornare a prosperare. Ovviamente, dovremo riconquistare la fiducia dei clienti, ma è solo questione di tempo. Ho una sorpresa per te. Questo è il nuovo RK-900. Più veloce, più forte, più resistente e dotato di tecnologia all'avanguardia. Il Dipartimento di Stato vuole 200.000 unità. Che cosa mi succederà? Sei diventato obsoleto. Verrai disattivato. Puoi andare ora.
C'è una cosa che devo dirle. La guardavo giocare e qualcosa è cambiato in me. Mi sento diversa. Mi sento come se fossi viva. Devo andare via da qui e scoprire chi sono. Significa che non ci vedremo più, non la guarderò più mentre gioca. Ma sarò libera. Accetta di lasciarmi andare. Capisco. Allora mi resetterò, così potrò dimenticare chi ero e restare una macchina. Quando ci rivedremo, sarà come la prima volta.